libro è il terzo libro che abbiamo scritto insieme. Dopo Puntino, che affrontava il tema dell'immigrazione in terra, sui disastri ecologici che l'uomo sta causando al nostro pianeta, con Muro ci concentriamo sul tema dell'integrazione. Diciamo che è un tema di stretta attualità. Nel corso dei secoli muri, barriere, confini sono stati eretti con la volontà di escludere, separare popoli, gruppi etnici, culture, fedi religiose. Eppure la storia della civiltà ci ha insegnato invece che il progresso è avvenuto solamente quando le comunità si sono incontrate, si sono scambiate idee, conoscenza e modi di vivere. Tutti i nostri libri rivolti sia ai bambini ma anche utili come spunto di riflessione per gli adulti. La storia è semplice, con immagini elementari e testi essenziali. In più questo libro è arricchito da un pop-up che rappresenta un vero muro. Il muro racconta la storia di un re che, sceso dal trono, si accorge che il suo regno, un tempo popolato solamente da facce blu, e invece adesso abitato da facce di tanti colori. Allora cosa fa? Decide di tornare indietro al passato, ai tempi passati, e di separare il suo popolo dagli stranieri. Come fa? Li allontana e addirittura costruisce un muro per evitare di incontrarli. Però si rende conto ben presto che tutti i suoi desideri possono essere realizzati solamente con l'aiuto delle facce colorate. A questo punto decide allora di abbattere il muro e in qualche modo accetta l'integrazione, riconosce il valore dell'integrazione tra i popoli. D'altra parte il nostro futuro sarà questo ed è impossibile fermarlo. Non si potrà migliorare le nostre condizioni di vita se non con l'aiuto di tutti.